Ciao a tutti, buonasera, ultimo giorno di Week in Outfit. Siamo arrivati alla fine, i 7 video per i 7 giorni sono finiti. Se non avete visto i video passati, io alla fine di ogni video vi lascio quello precedente. Quindi alla fine di questo ci sarà il numero 6, alla fine del 6 ci sarà il 5, in modo che voi possiate rivedere tutta la settimana, insomma, quando volete, e arrivare facilmente agli altri video. Mi farebbe piacere mi faceste sapere qual è il look preferito della vostra settimana. Io, pensandoci, forse il mio preferito è quello con i pantaloncini corti, quelli con la doppia fascia, che mi sembra sia il numero 2. Insomma, fatemi sapere qual è quello che invece avete preferito voi. Allora, stasera esco molto dopo cena, uscirò verso le 11, ora saranno le 10 e un quarto. Vado a fare un giro in centro, bevo una birretta, una cosina così easy, e poi torno a casa, credo a un'ora decente, e vi faccio vedere come sono truccata. Allora, stasera un trucco leggermente più complicato, questa settimana l'ho stata molto molto liscia sui trucchi. Stasera ho l'eyeliner sopra l'occhio, un ombretto in crema nella palpebra superiore, un marroncino bronzo, e sotto ho il dentro dell'occhio, la rima interna colorata con un verde acqua. Ho visto che però voi lo vedete un po' più celeste e un po' meno brillante, molto strong, cioè si nota proprio questa linea colorata sotto l'occhio, e l'ho abbinata alla mia croce, anche questa vedo che la vedete un po' più smorta, è un bel verde acqua acceso. Quindi di accessori ho questa croce gigante che ho preso da Rome, proprio appena ho aperto il canale, quindi ha diversi anni ormai, e poi il rosario che avete visto l'altra sera, queste due cose qui a ciondolare. Come orecchini ho le mie campane sottili nere, e poi ho anche due anelli, questi boh, sono tutti stinti, vecchissimi, insomma. Comunque ho questi accessori qui. Nel look così un po' hippie, un po' vedi, col vestitino molto così sciallallà, mi piace sovraccessoriare, non so perché, mi dà l'idea un po' di zingara, insomma, va bene, insomma. Quindi questi accessori qui. Indosso ho questo vestitino leggerissimo, freschissimo, perché stasera è veramente un caldo infernale. È un vestitino in cotone grezzo, un po' anche spiegacciato, diciamo, e è composto da queste balze che si dividono fra loro con un insertino in tipo crochet, con una treccina, con una grechina. Lo scollo è piuttosto profondo e ha un dettaglio di bottoncini sul seno. E altra particolarità molto anni 70 è sicuramente la manica qui che si apre, che si svasa, che si apre a campana. Il vestito è molto 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 ben rifinito, secondo me, di altissima qualità. Purtroppo è un vestito vecchio che ho preso l'anno scorso, quindi non credo sia più in commercio, non mi ricordo neanche di preciso. Ah sì, da Sheinside sicuramente. Altra particolarità è che ha la spalla nuda, perché gli spallini ci sono, però la manica, che è lunga, inizia a metà braccio, quindi ha queste maniche scese. Come borsa, naturalmente stasera ho abbinato la mia borsa con le frange che avete già visto in questa settimana. Si abbinava perfettamente per quanto riguarda lo stile, un po' così hippie. E quindi, insomma, alla fine sono così. E ora esco. Voi fatemi sapere, mi raccomando, qual è il vostro look preferito, se ce n'è stato uno che avete preferito rispetto agli altri, se vi hanno fatto tutti schifo, se vi sono piaciuti tutti. E noi ci si vede al prossimo video, che sarà a questo punto, credo, martedì.